a tutti ragazzi, eccoci alla seconda parte della nona puntata, sì. E abbiamo diviso in due, come vi abbiamo detto, perché sarebbe stata troppo lunga, quindi niente, speriamo che vi sia piaciuta la prima e che appunto abbiamo pubblicato la seconda, perché se la prima vi ha fatto cagare, questa verrà cancellata. No, non è vero, la pubblicheremo lo stesso, anche perché ci ha fatto molto piacere e ci siamo divertiti tanto a fare queste due puntate. E adesso leggiamo una domanda di cui non abbiamo il video. E Simona ci scrive: secondo voi durante una gravidanza è giusto sospendere gli orcambi o Trikafta? All'inizio dicevano assolutamente di non prenderlo, adesso invece posso scegliere sotto la mia responsabilità, visto i pochi casi. Purtroppo il farmaco non è stato pensato per le donne in gravidanza. Loro sconsigliano di prenderlo perché non si sa nulla di certo, ma ci sono stati pochi casi che hanno rischiato senza sapere le conseguenze. I risultati sono stati ottimi, soprattutto per il bambino che non ha avuto problemi e la mamma non è peggiorata sull'aspetto FC. Voi cosa pensate? È una domanda veramente difficile. Molto tecnica. Sì, uno perché è molto tecnica, appunto, perché si parla di controindicazioni di medicinali e noi non essendo esperti non ti possiamo dare una risposta certa. E quello che però possiamo dire è che sicuramente ci saranno stati casi, come hai detto tu, anche se pochi, e quindi facciamo un appello a tutti i casi che ci sono di persone di che l'hanno preso, di farci sapere cosa hanno fatto. Esattamente. Esatto, così magari nei commenti apparirà una risposta più esaustiva alla domanda. Sì, oppure magari se ci scrivete in privato e poi ne possiamo riparlare nella puntata. Quello che posso dirti io, leggendo appunto la tua domanda, se come dici i medici non lo sconsigliano, ma non lo danno neanche per... non dicono neanche che vada fatto, quindi se ti lasciano a te il giudizio, io credo che non so che cosa farei. Se io fossi incinto, probabilmente penserei al mio stato prima della gravidanza, nel senso quanto sto bene o male, se sto in uno stato della malattia in cui il Trikafta o il cambio, quello che sia, mi ha cambiato la vita, non lo smetterei, ovviamente. Se invece stavi in uno stato di malattia in cui stavi abbastanza bene, sentirei i medici, perché ovviamente la risposta è loro, però chiederei se forse è il caso di interromperlo magari per gli ultimi mesi della gravidanza, se non già dall'inizio, insomma. Però veramente è una domanda molto tecnica, quindi una risposta reale non te la possiamo dare. Sì, speriamo che qualcuno, però, avendola sentita, potrà raccontarci la sua esperienza e ci possa essere d'aiuto. Sì, quindi niente, andiamo avanti. La prossima domanda è... Ciao ragazzi, vi adoro, vi seguo da tantissimo e si vede che nonostante i bisticci siete una coppia molto molto affiatata. Perciò vi volevo chiedere da quant'è che state assieme e come vi siete conosciuti? Un bacio. Innanzitutto Miriam, grazie per la domanda. E grazie per i complimenti. Lo so, io sono bellissimo. Comunque, vabbè, come ci siamo conosciuti l'abbiamo appena raccontato, sì. Per quello abbiamo messo le vostre domande vicino e siamo insieme da sette anni, una cifra, infatti sì. Se c'è qualcuno disponibile, insomma, io sono disposto a cambiare, insomma. Ma io poi? Non è vero, non la cambierei mai questa cicciola. Ma antipatico, mi tratta male, quindi se qualcuno è disponibile, anche io sono disponibile a cambiare. Mica risposta rapida, ma è ricollegata a quella di prima. Prossima domanda. Ciao, innanzitutto volevo farvi complimenti per i bellissimi contenuti. Le mie domande sono: come vi siete conosciuti e come Roberta ha scoperto della malattia e insomma come ha reagito? Un bacio! Ok, ciao, grazie mille Alessandra, grazie. Innanzitutto e anche per i complimenti. E come ci siamo conosciuti? È la risposta di prima. Come Roberta ha reagito? Molto lo dice lei. Esattamente. Allora, è stato... non ho reagito perché nel senso, avendovi raccontato appunto che già ci conoscevamo da anni, io già sapevo che lui aveva questa malattia, già era successo che lui era stato poco bene e io ero stata magari accanto a sua cugina che era preoccupata, eccetera, quindi già sapevo un po' vagamente che cosa si trattasse la malattia. E ovviamente la malattia vera e propria l'ho conosciuta quando abbiamo iniziato a frequentarci, perché più passava il tempo, più ecco, lui si apriva con me, quindi io magari stavo nella sua quotidianità e vedevo le terapie, eccetera. E, se sentite russare, non abbiamo un nonno nascosto in camera. Iris! Vieni qua, Iris! Quindi non c'è stato un vero e proprio momento in cui io ho scoperto della malattia di Marco. Però sicuramente, come dicevo, con andare avanti del tempo, la sua situazione da quando siamo insieme nel corso degli anni è un po' peggiorata. E quindi ci sono stati poi dei momenti difficili, come sapete, alcuni penso sapranno, 2 anni fa lui è stato parecchio male, quindi diciamo che non è stato un primo impatto e basta con la malattia,
ma è stato un susseguirsi di eventi che nel corso del tempo mi hanno fatto capire l'importanza della malattia e di questo terzo compagno, sì, che c'è, diciamo, tra noi. Quando ho visto, quando ha assistito alla prima emottisi, ho finito l'emottisi tutto sangue, mi giro verso di lei, bordo, cioè stava morendo pure lei, quindi vabbè, non è stata semplicissima, però è forte e quindi ce l'ha fatta. Sì, no, poi quella cosa che ricordo bene è che lui un po' era imbarazzato di raccontarmi alcuni aspetti della malattia, però devo dire la verità che molto sinceramente non ho mai avuto difficoltà, cioè non mi sono mai sentita in difficoltà rispetto alla sua situazione, però non è stato semplice, non lo è ancora semplice, quello penso che non lo sarà mai, come non lo è per lui, non Vabbè, lo è certo. per me, quindi niente. Questo. Adesso passiamo alla prossima domanda, che penso che in parte sia collegata, no? Quindi la leggo. Allora, trovo difficile adattarmi alla vita del mio ragazzo con FC. Ho paura di farglielo pesare. Come posso fare? E allora, non c'è, penso, un decalogo di cose da fare per abituarsi o per non sentirsi in difficoltà magari a parlarne con l'altro per paura di metterlo in difficoltà. Quello che ti posso dire io da appunto ragazzo è non lo trattare in maniera diversa nelle cose, nel senso non lo trattare mai come fosse un malato, o insomma non lo trattare diversamente da come tratteresti un altro ragazzo. E niente, ti dico che io inizio per un lungo periodo, mi succedeva che di alcuni argomenti importanti, tipo il fatto che io avessi paura del trapianto, e non gliene ho parlato, avevo difficoltà a parlargliene perché magari lui stava parecchio male, lui sicuramente aveva più paura magari pure di me di doverlo fare, ovviamente, e quindi pensavo che parlandogliene lo avrei appesantito e caricato ancora di più. E invece a un certo punto ho capito e ho sperimentato che non è che quando gli parlo delle cose o condivido con lui le mie paure, lo carico, ma anzi lo faccio partecipe, lo rendo partecipe. No, assolutamente, a me fa stare più male che lei si tiene le cose e non me le dice, e magari si ingigantiscono pure nella sua testa. Magari pensa pure che c'è qualcosa che non va tra di noi, certo. E invece in realtà sono magari solamente paure di determinate cose, come appunto può essere il trapianto. Quindi cerca di essere il più cristallina possibile e di trattarlo il più normale possibile. Quindi parlagli delle cose, parlagli delle tue difficoltà, perché è normale, cioè nel senso è normalissimo, non sarebbe tra virgolette normale se non fosse così. Però se ti chiede di andargli a prendere le chiavi, vai a prendere le chiavi, perché probabilmente le schiave non gli va di fare. Digli, alza quel culo! Quindi passiamo alla prossima domanda. Sì, la prossima domanda è sempre per me. Grazie. E mi chiedono come vivi conoscendo la FC, dove trovi la spensieratezza? Allora, innanzitutto Maria, grazie per la domanda. E allora, come vivo, come ho detto, non è stato che da un giorno all'altro ho scoperto la malattia, quindi è stata una cosa graduale. Sono aspetti positivi e aspetti negativi in tutti i giorni. Sicuramente ci sono situazioni difficili, situazioni che dobbiamo affrontare in maniera diversa dalle altre persone, e le terapie, tante terapie, e tante preoccupazioni in determinati momenti, però è pure vero che, come già abbiamo detto prima, tra gli aspetti positivi, la FC mi ha insegnato tanto e mi insegna tanto tutti i giorni, e mi insegna ad apprezzare di più più le cose e più a non sprecare il tempo, sempre come ho detto prima. Quindi penso che la spensieratezza sia insita in questi aspetti positivi, cioè nel senso, a parte avere lui come persona, che è un sacco di ispirazione per me, perché è una persona che affronta la malattia in un modo eccezionale, non solo la malattia, la vita proprio, è una persona piena di vita e che mi ha fatto superare tanti ostacoli, e quindi penso che adesso che conosco lui e anche la sua malattia sono più spensierata di come lo ero prima, forse, in determinate cose. Quindi niente, è questo, siamo noi, ed è questo che mi rende così spensierata, penso. Però ci sono dei momenti, tanti momenti difficili, anche difficili, ovviamente, ovviamente. E periodi anche lunghi in cui non riesco a essere tanto spensierata. Prossima domanda. Ciao ragazzi, sono Giulia. Ciao, Giulia. Oggi voglio chiedervi come affrontate i vostri viaggi, le vostre gite, o come li chiama Roberta, i vostri viaggi culturali. Cosa mettete in valigia e soprattutto con quale spirito partite? Ciao Giulia, innanzitutto grazie anche a te per la domanda. Io partirei
dallo spirito con cui partiamo, perché penso che sia quello che sia da filo conduttore anche nella preparazione del viaggio. Partiamo con la voglia di vedere tanti posti, con la voglia di fare qualcosa anche che contribuisca a renderci delle persone migliori, perché ogni viaggio contribuisce a questo. E partiamo felici, sì. Sostanzialmente è questo. Ogni volta che devo partire sono strafelice, con tanta speranza, anche se ci sono, appunto, come abbiamo detto anche nella volta dei viaggi, tante difficoltà, tante cose da preparare, tanti pensieri, ma proprio secondo me contribuiscono poi alla bellezza del viaggio stesso. Cerchiamo di godercela il più possibile e ci prepariamo in modo che stiamo il più sicuri possibile. Partiamo con lo spirito a 2000, nonostante tutto partiamo con uno spirito, sì, a 2000. E le mete le scegliamo sempre, diciamo, alcune volte succede che scegliamo, facciamo dei brevi viaggi, e la maggior parte delle volte questi brevi viaggi sono i viaggi culturali che piacciono a me, quindi andiamo a vedere qualche capitale europea o cose del genere. Io sbaglio. E niente, quindi brevi. Oppure magari prima d'estate ci concedevamo magari un viaggio un po' più lungo, che possa essere un road trip, oppure ecco il mese in Indonesia, viaggi che fossero molto più all'avventura, quindi sempre tenendo conto di tutte le precauzioni, però diciamo che più o meno è questo il modo in cui le prepariamo. Quando prepariamo i bagagli, le regole sono tre. Uno, pochissimi vestiti, tantissima attrezzatura fotografica e tantissimi medicinali per qualsiasi evenienza. La faccia come il culo, ti porti 75 scarpe. Sì, amore, ma 75 scarpe. Ma con 1000 piedi se porta tutte quelle scarpe, poche scarpe. Tante scarpe, però pochi vestiti. Parte in Indonesia con 3 magliette per un mese che lavavo a rotazione. Quindi nel senso, sì, mi concedo qualche scarpa in più, però nel qualche senso... Scarpa. E in linea di massima sono tanta attrezzatura fotografica e tanti medicinali. Prossima domanda. Ciao ragazzi, la mia domanda è questa: qual è l'iter burocratico e quali giri dovete fare per evitare di farvi arrestare con i sacconi di medicine sia in aeroporto che in dogana? Ciao! Ciao Elenia, allora grazie anche a te innanzitutto. Allora, sono tantissimi giri burocratici. Ah, i giri burocratici, una marea, dobbiamo passare, dipende in che paese andiamo, se stiamo, sì, in Europa in realtà non sono tanti, basta avere la prescrizione in inglese del proprio centro di tutte le medicine e va tranquillo. Se esci anche delle apparecchiature. Anche delle apparecchiature. Se esci dall'Europa è diverso, perché non abbiamo un'assicurazione, l'unica che ci copre è appunto la Globi Rosso, massimo un mese. Che copre le malattie progressive, intendo. Ma i medicinali comunque conviene sempre portarli e portarli tutti per tutto il tempo. Ovviamente, e bisogna avere anche lì la prescrizione scritta, sia dei medicinali che delle apparecchiature, sia la molecola della medicina, sia il nome della medicina stessa. E in più nella ricetta va specificato che sono tutti medicinali che sono vitali. In questo modo, se ti fermano alla dogana e fanno dei controlli, non possono... In teoria non te li possono togliere. Soprattutto non se li possono tenere per fare analisi o cose del genere, non dovrebbero poterlo fare, perché appunto per te sono vitali e quindi non ti possono portare via neanche una dose del medicinale. In teoria. Poi non... Se vai in Thailandia, non devi sempre spiegare bene. Sì. Appunto, andando invece fuori Europa, devi sentire le ambasciate dei territori in cui vai per sentire se le medicine che porti sono tutte legali nello Stato, se ci sono problemi nel portarle. E in quel caso poi devi fare tutte le altre richieste. Però insomma, bisogna controllare sempre tutto, però si fa, l'abbiamo fatto mille volte, si fa. Con tanta paura e strizza ai controlli, però si fa. Prossima domanda. Ciao Roberta, ciao Marco. La mia domanda è: come fate ad organizzarvi con le medicine, con le terapie, quando andate in viaggio per un periodo magari più lungo di un mese? E come fate ad organizzare le giornate? E come fate come fai ad organizzarti con la terapia, visto che ne porta un bel pezzo via della giornata? Ciao, un abbraccio. Ciao Simo. Allora, bella domanda. Come ci organizziamo? Sicuramente con l'assicurazione e i visti, come abbiamo già detto. Sì, vi ricordo, ovviamente non è niente sponsorizzazione né niente, ma Globi Rosso di Allianz, per adesso, che noi siamo a conoscenza, è l'unica che copre le malattie pregresse. Quindi state molto attenti a fare un'assicurazione che vi copre le malattie pregresse. Chiamate, perché noi ne abbiamo chiamate tantissime, sì. E bisogna fare questa domanda esattamente se copre per quello, perché se vi succede qualcosa per la FC c'è bisogno di un'assicurazione che vi copra.
E invece, per quanto riguarda le mete da scegliere, uno dei primi aspetti che cerchiamo nel posto in cui andiamo è che il clima sia secco, o comunque in una stagione in cui il clima sia secco. Ad esempio, in Indonesia ci sono stagioni in cui il clima è molto umido e stagioni in cui il clima è secco. E prediligiamo il clima secco, perché l'umidità, come sai, per noi è molto fastidiosa. Le terapie durante la giornata sono tante, ovviamente sono tante anche per me, come quasi per tutti. Uno si sveglia un po' prima e va a letto un po' dopo, purtroppo. Ritorni a casa la sera stanco, morto, fai la fiso, fai l'aria, fai tutto quello che devi fare e poi vai a dormire. Quindi sì, sicuramente durante una giornata, magari rispetto a un itinerario di una coppia di persone che non hanno nessuna patologia, sicuramente i nostri itinerari sono più brevi, piccoli, certo. E anche perché le passeggiate sono sicuramente meno lunghe per un fatto di resistenza. Però insomma cerchiamo di goderci il massimo con quello che abbiamo. Sì, nonostante questo cerchiamo di non precluderci niente. Infatti tipo in Indonesia per esempio c'è stato il contrattempo che Marco è stato poco bene alcuni giorni, quindi siamo dovuti fermare di più in un posto. Che però era fighissimo. Sì, bellissimo, no? Devo dire, non ci lamentiamo. È andata bene uguale. E quindi abbiamo dovuto eliminare l'ultima parte dell'itinerario perché non l'abbiamo fatto in tempo, se no non tornavamo in tempo a Bali per riprendere l'aereo per tornare. Che non mi sarebbe dispiaciuto. Esattamente, però l'assicurazione copriva solo per 30 giorni. Sì. Quindi. E niente, quindi cerchiamo sempre posti in cui ci siano anche centri, che comunque, anche se non sono magari centri specializzati, proprio comunque... Avevamo sentito, sì, tramite l'ambasciata mi hanno informato su quali erano gli ospedali che curavano la malattia. Sì. Mi avevano detto che in Indonesia non c'è proprio un centro FC, ma ci sono degli ospedali che curano i pazienti FC. Quindi avevo già la lista in caso di emergenza, ma comunque avevo l'assicurazione con il rimpatrio in emergenza. Quindi diciamo più precauzione possibile, ma non fare le cose. Quindi se ti posso dare un consiglio, buttati. Prendi tutte le precauzioni possibili, ma buttati, magari inizia con dei viaggi in Europa, qualcosa di più tranquillo, nel senso, se stai male in Spagna, in ospedale, ti curano, a posto. Però fallo, perché cercare di non farvi mai precludere niente, non è possibile. Ragazzi, anche questa direi è andata, è durata molto più di previsto. Vi ringraziamo tutti per averci fatto le domande e... Ci scusiamo ancora per chi non abbiamo potuto rispondere, ma purtroppo ecco già così la puntata è durata tantissimo, quindi promettiamo che penso che ne faremo un'altra, perché alla fine ci siamo divertiti Alle domande. Se avete altre domande fatecele nel corso del tempo e magari... Poi faremo un'altra puntata con le vostre domande. Sì, scriveteci sotto al video, in privato, dove volete, e fateci tante domande, perché se vi è piaciuto questo format lo potremmo riproporre. Grazie mille come sempre, vi lasciamo a questi due video e da qui vi iscrivete, se non vi iscrivete siete maledetti. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!